proprio oggi quello che vorrei cercare di raccontare è ovviamente lo scenario in cui crescono e si sviluppano i social media, chi sono gli utenti, quanti sono, come crescono, ma soprattutto dal nostro punto di vista di istituto di ricerca che vende dati, ricerche alle aziende per aiutarle a prendere delle decisioni, come questo nuovo scenario impatta, quali sono le nuove richieste che ci arrivano. Solo 10 secondi per spiegare il mio job title, che fa sempre ridere tutti perché questo watch è poco chiaro forse all'esterno di Nielsen. Da un paio d'anni la nostra strategia si divide in buy e watch, quindi what consumer buy, what consumer watch. L'area watch è quella che ingloba tutte le rilevazioni relative ai media, quindi rilevazione degli investimenti pubblicitari, rilevazione delle audience internet, dell'utilizzo del mobile, ovviamente anche dei social media, delle audience televisive e così via. Come dicevo, oggi parlerò di aggiungerò ancora qualche numero a quelli che sono già stati dati in mattinata e poi successivamente andiamo a vedere un po' lo scenario dei social media, chi li utilizza, quanti sono gli italiani che lo fanno e che impatto ha avuto questo sulle tecniche di misurazione per le aziende che fanno comunicazione aziendale, quindi un impatto su quello che è il nostro lavoro di misurazione dello scenario. Cominciamo con qualche numero che probabilmente molti in sala già conoscono, che è quello degli utenti di internet. Noi per conto di AudiWeb periodicamente rileviamo l'utilizzo del web. Oggi questi dati sono di settembre, in realtà pochi giorni fa abbiamo avuto anche i dati di ottobre. Più della metà degli italiani utilizza abitualmente internet. Sappiamo che rispetto ad altri paesi europei ancora siamo un po' ritardo per quanto riguarda la diffusione della banda larga, però il trend di crescita sia in termini di numero di utenti che di tempo spesso è in crescita costante da diversi anni e vedremo che ha ancora ampissimi margini di crescita. Un fenomeno dove invece non siamo assolutamente in ritardo è quello della telefonia mobile, perché si sa che in Italia siamo molto appassionati ai telefonini, e nel corso del 2012 ci sarà il sorpasso dei telefoni terza generazione rispetto ai telefonini tradizionali. Questo vedremo che è importante, perché ovviamente i telefoni, gli smartphone abilitano l'utilizzo di tante applicazioni, dei social media e tutti, quindi dei servizi di marketing, di geolocalizzato e così via. Ovviamente le aziende sono consapevoli di questo spostamento di tempo e di utenti da altri mezzi verso internet, e questo che vedete è un grafico che riporta il trend degli investimenti pubblicitari fino a settembre di quest'anno. I numeri che abbiamo visto prima forse si fermavano a giugno, quindi i numeri sono un po' diversi da quelli che hanno presentato stamattina, però il trend come vedete è lo stesso. Cioè, in questi anni di crisi il mezzo che sicuramente uscirà meglio da questa situazione economica che impatta così negativamente sul mercato pubblicitario è internet, che cresce a questi tassi compresi tra il 10 e il 20% da diversi anni, e continuerà a crescere così. Poi ovviamente se andassimo a vedere la torta pubblicitaria, la televisione, come è stato giustamente detto, rimane un mezzo importante, un mezzo che ha una diffusione altissima e al quale le aziende si rivolgono e si rivolgeranno per tanti anni, però sicuramente questo spostamento di utenti e di tempo verso internet viene seguito con attenzione da parte delle aziende. Come dicevamo, anche dal punto di vista pubblicitario, oltre che dal punto di vista della diffusione della banda larga, c'è ancora tanto spazio di crescita in Italia. Questo è un esercizio che abbiamo fatto per IAB Forum, che è il massimo evento per le aziende che operano su internet. E consiste nell'incrocio tra euro investiti in comunicazione su internet, numero di utenti in alto e pagine viste in basso, e si vede che ovviamente Germania e Inghilterra sono i due paesi guida dell'Europa anche dal punto di vista della comunicazione aziendale. Evidentemente l'Italia rimane ai livelli di Francia e Spagna, ma come si vede chiaramente con
tantissimo spazio di crescita, quindi questo trend che abbiamo visto fino a settembre, più 16% di investimenti pubblicitari su internet, continuerà a manifestarsi anche per i prossimi anni. Andando più nello specifico sui social media, ovviamente con l'aumento dell'utilizzo di internet aumenta anche la frequentazione di social media da parte degli italiani. In questo grafico abbiamo il dato mensile di ottobre degli ultimi 3 anni, vedete una crescita di oltre 4 milioni di utenti mensili, per una crescita in 2 anni di quasi un quarto del bacino di utenza dei social media. Aumenta, e non è scontato, perché quando aumenta un fenomeno di solito il tempo medio tende a diminuire, aumenta anche il tempo speso sui social media, quel 4% è annuale, quindi non andrebbe poi confrontato col 24%, comunque è un dato molto positivo anche quello. E poi c'è quell'86% che è la percentuale di navigatori italiani che utilizzano i social media, cioè su 100 persone che si connettono, 86% si connette a dei social media. Come vediamo, è un dato che ci pone al primo posto nel mondo. Poi non so se è un dato positivo, confortante per la produttività del nostro paese, però per chi invece investe in comunicazione, sapere che le persone passano così tanto tempo sui social media sicuramente è interessante. Dicevamo della diffusione anche dei dispositivi mobili che abilitano l'accesso a soluzioni proposte dai social media, e questa crescita, questa diffusione dei dispositivi ovviamente porta con sé un aumento di accessi ai social media tramite smartphone, tablet, iPhone e così via, più 108% in un anno, quindi è raddoppiato nel corso di un solo anno. Per quanto riguarda invece chi sono gli utenti che utilizzano i social media, c'è ancora una leggera prevalenza maschile. Poi se andassimo a vedere all'interno delle diverse tipologie cambia molto l'utilizzatore medio. Ad esempio nel caso dell'e-commerce e dei gruppi d'acquisto le donne lo utilizzano in maniera più massiccia rispetto agli uomini. Ma quello che trovo interessante in questa chart riguarda le fasce d'età, perché spesso si sente dire che i social media riguardano prevalentemente teenagers e giovanissimi, invece in realtà se andiamo a vedere le fasce d'età più interessate dal fenomeno, tra i 25 e i 44 anni c'è un fortissimo utilizzo dei social media, e queste sappiamo tutti che sono le fasce di età interessanti per chi investe, perché sono persone che lavorano, persone che hanno figli, che hanno potere d'acquisto, e che quindi sono quelle a cui ci si rivolge quando si fa comunicazione d'azienda per ovvi motivi.